Ed ecco alcune curiosità dell'allenamento rifinitura di questa mattina. Intanto la prima fase è quella di corsa, riscaldamento muscolare, già preceduto da esercizi in palestra. Abbiamo visto Danilo e Gatti allenarsi, correre fianco a fianco e parlare. Quindi qualche consiglio che arriva da Danilo nei confronti di Gatti, capitano di questa squadra, successore proprio di Danilo, da Slovenia, chissà se domani contro PSV Eindhoven potrà giocare o meno, qualche dubbio resiste. Per il resto, in primo piano Vlahovic, sotto la lente di ingrandimento della critica, ne abbiamo parlato anche sul Bianco Nera News, tutte sue le responsabilità e le colpe, i limiti tecnici, i gol non fatti, quanti palloni riceve? Diamo risposta e capiremo anche come risolvere forse il problema. In mezzo fasciato alla mano destra, McKennie, recuperato di lusso per la competizione, per la stagione. E a dire il vero stavamo cercando anche di vedere se c'era o meno in campo Arthur, che ricordiamo posizionato nella lista Champions, proprio da parte del club Kalulu. Giocatore che arriva dal Milan, fatto bene nel suo esordio dal primo minuto contro l'Empoli, dove però è mancata la Juventus, soprattutto in generale, in fase realizzativa. Gioco libero, la conduzione dell'allenamento di questa fase di riscaldamento vice di Thiago Motta, che ha detto adesso un po' di gioco libero, quindi lanci lunghi, stop, sempre in fondo, lo vedete, Thiago Motta a supervisionare, 20 giocatori in campo, 3 portieri nel campo adiacente, staff tecnico sotto l'ombra dei tendoni qui della Continassa per registrare tutto quello che capita oggi. Poche ore dalla partita di domani sera, conferenza di Thiago Motta alle 13:30. Si cambiano esercizi e l'ultimo che arriva probabilmente paga da bere a tutti.